Come venga attuata la repressione culturale nelle dittature è abbastanza semplice da capire. In questi ambiti le persone che minacciano la cultura dominante possono essere imprigionate, torturate o fatte sparire. Meno evidente è come funziona invece la repressione culturale nelle democrazie capitaliste, dove c'è sì la libertà d'espressione, ma fino a un certo punto. In questi sistemi la repressione dovrà essere attuata sterilizzando il terreno culturale e promuovendo la cultura della superficialità. È una cultura che si basa sul costante rimescolamento del vero con il falso, dove alla volontà di approfondimento viene sempre dato un valore negativo. Le persone vengono convinte che pensare troppo faccia male alla salute, che per essere felici bisogna essere spensierati e superficiali, dove si elogia la follia e l'incoscienza piuttosto che la consapevolezza e la saggezza. Un altro aspetto di questa corruzione culturale è quella di rimandare ogni questione all'individuo, come se la vita delle persone fosse soltanto una questione personale. Le persone vengono convinte che se hanno dei problemi è soltanto colpa loro, perché sono incapaci di essere all'altezza delle condizioni che una società giusta gli impone, che sono loro sbagliate, non l'ordine di idee della società in cui vivono. È perfetto come sistema di repressione, non c'è più bisogno di reprimere nessuno, perché ci pensano già tutti da soli. Il risultato è quella debolezza mentale che consente poi di terrorizzare psicologicamente le persone, in modo che siano poi sempre disponibili ad accettare le condizioni di vita imposte dal potere corrotto. Questo sistema di repressione non ha alcuna necessità di reclutare e addestrare degli agenti come quelli della Stasi nella Germania comunista. Nelle nostre società della democrazia corrotta, gli agenti che garantiscono la stasi culturale sono tutte le persone che ci circondano, familiari, amici, colleghi, sono tutti impegnati a reprimere se stessi e gli altri attraverso il culto di una normalità che in realtà è soltanto normalizzazione, in un contesto conforme alle aspettative di un ordine di idee corrotto. In una cosa però il sistema di repressione capitalista è simile a quello delle dittature e consiste nell'isolamento delle persone. Nell'antidemocrazia capitalista i soggetti scomodi non vengono isolati con l'imprigionamento, ma si ritrovano ugualmente isolati dalla loro non conformità con gli altri. Essendo le relazioni empatiche indispensabili per determinare un atteggiamento costruttivo nelle persone, il fatto di non riuscire mai a trovare dei veri interlocutori realmente disposti a rompere gli schemi del conformismo e a condividere un pensiero rivoluzionario, questa condizione di isolamento trasformerà le persone creative in esseri del tutto inutili, che verranno emarginati come se fossero degli appestati. Ovunque si troveranno, quella sarà la loro cella di isolamento. Anche avendo la possibilità di parlare con gli altri, non potranno farlo perché per timore di urtare le fragili e superficiali personalità degli interlocutori. Si tratta di un efficacissimo sistema di controllo culturale che potrà contare sulla sistematica collaborazione di tutti, dove chi non collabora verrà subito emarginato da amici, parenti, insegnanti, psicologi, colleghi e datori di lavoro. Le uniche forme di creatività che verranno ammesse saranno quelle conformi alle esigenze del potere corrotto. Da questo se ne deduce l'impossibilità che una creatività realmente evolutiva possa trovare canali d'espressione rivoluzionaria, non soltanto nelle società dei poteri corrotti basati sulla dittatura, ma anche nei sistemi democratici corrotti dal capitalismo. E questo spiega il perché anche nelle società democratiche la cultura a livello di massa non riesca più ad evolvere, come sarebbe invece urgente che accadesse. Buona visione. Fermo qui, sguardo a terra. Camminare. Lo chiami signor capitano. Avanti. Si metta seduto. Mani sotto le cosce, palmo in basso.
Sentiamo, cosa ha da raccontarci? Io non ho fatto niente. Non so niente. Non ha fatto niente, non sa niente. Di conseguenza crederà che noi arrestiamo integerrimi cittadini per puro capriccio. No, io... Se ci considera così poco rispettosi dei diritti umani, avremmo fatto bene ad arrestarla anche se non avesse fatto niente. Cercheremo di aiutarla a ricordare, recluso a 227. Un suo amico e vicino, certo Pirmasens Dieter, il 28 settembre è fuggito in Germania Ovest. Abbiamo motivo di ritenere che lei lo abbia aiutato. Guardi che io non ne so niente. Non mi ha mai detto di voler passare di là. Ero a lavoro quando l'ho saputo. Mi elenchi dettagliatamente tutto quello che ha fatto nella giornata del 28 settembre. Ma l'ho già detto, è nel verbale. Bene, lo ripeta. Ho portato i miei bambini nel parco Treptower a Iremmal. Lì ho incontrato un vecchio compagno di scuola, Max Kirchner. Siamo andati tutti insieme a casa sua dove abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo, le confermerà tutto. Posso darle il numero se vuole. I nemici del nostro stato sono arroganti. Tenetene conto. Con loro ci vuole pazienza, una quarantina d'ore di pazienza. Ora andiamo un po' più avanti. Io devo dormire. Per favore, mi lasci dormire. Le mani sotto le cosce. Mi dica di nuovo quello che ha fatto il giorno 28 settembre. La prego, solo un'ora. Ma mi lasci dormire, un'ora soltanto. Mi dica di nuovo che cosa ha fatto il giorno 28 settembre. Perché tenerlo sveglio così a lungo? Insomma, non è disumano. Un innocente diventa tanto più furioso quanto più a lungo prolunghiamo il suo fermo, per l'ingiustizia a cui viene sottoposto, perciò grida e minaccia. Col passare delle ore il colpevole diventa più tranquillo, non parla o piange. Sa che l'arresto è giustificato. Quando si vuole capire se qualcuno è innocente o colpevole, il modo migliore è continuare a interrogarlo finché non ne può più. Compagno di scuola, Max Kirchner. Siamo andati tutti insieme a casa sua. E abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo? Le confermerà tutto. Notate qualcosa nella sua deposizione? Che ripete le stesse cose. Esatto, che ripete le stesse cose, parola per parola. Chi dice la verità a volte sbaglia parole, è naturale. Un bugiardo ha studiato prima cosa deve dire e anche quando è sfinito dice sempre le stesse parole. 227 mente. Abbiamo due importanti indizi e possiamo aumentare le pressioni. Se non ci dai nomi di chi ha collaborato alla fuga, stasera dovrò far arrestare sua moglie. I bambini andranno in un riformatorio di Stato. È questo che vuole? Chi ha collaborato alla fuga? Chi è stato? Gleske. Ripeta, in modo chiaro. Gleske. Werner Gleske. Werner. Gleske. Silenzio. Silenzio. Ascoltate. Qualcuno sa dirmi che sto facendo? Conservo il suo odore per i cani. Dovrete conservare l'odore di qualunque persona sottoporrete a interrogatorio, non dimenticatelo. Che chiami il Papa e si lamenti con lui. Ti saluto, non posso perdere altro tempo con queste sciocchezze, sì. Mister, che bella sorpresa. Guarda qui. Forme di detenzione per artisti che sabotano l'ideologia politica in funzione delle tipologie caratteriali. Bel linguaggio scientifico, eh? E sta a sentire. Dov'è? Tesi elaborata con la supervisione del professor Anton Grubitz. Professor Grubitz, suona bene, no? Eh? Ma non gli ho dato il massimo dei voti, perché non si facciano l'idea che con me la promozione sia una passeggiata. Però è davvero un ottimo lavoro.
Lo sapevi, per esempio, che nell'ambiente artistico ci sono solo 5 tipologie caratteriali? Quello che sottoponi a controllo, Draiman, è del tipo 4, con isteria da antropocentrismo. Non può stare da solo. Deve sempre avere qualcuno con cui parlare. Uno così non deve mai arrivare al processo, sguazzerebbe nel suo elemento. Casi che trattiamo con detenzione preventiva e nessun contatto con l'esterno si risolvono più in fretta. Cella d'isolamento, non gli si dice per quanto tempo dovranno restarci, sempre soli, senza mai vedere altri esseri umani, nemmeno i secondini. Ma per tutta la detenzione, nessuna vessazione, nessun maltrattamento o minaccia. Niente di cui possano successivamente scrivere. E dopo 10 mesi, all'improvviso, li liberiamo. Non daranno più nessun problema. E sai qual è la cosa più bella? I tipo 4 che vengono sottoposti a questo trattamento, poi smettono di scrivere. O di dipingere, scolpire, che so, quelle cose che fanno gli artisti. Quasi sempre e senza nostre imposizioni. Lo fanno così, da soli. Come d'incanto. Che cosa ti porta?